Allora, chi vuole rispondere? Passo, passo! Nessuno tranne Alice? Non tutti sono bravi in matematica come il signor Walker e Alice. Chris, vieni alla lavagna. Chris, per esempio, dovrebbe usare alcuni trucchetti intelligenti per la matematica. Come faccio a risolvere questo? Avanti! Qualcuno sa la risposta? La risposta è 56! Quanto? Non sento! Sì, sono davvero contenta della mia nuova manicure! Ah, ho capito! Davvero semplice fatto! Chris ha chiaramente bisogno di aiuto con quell'equazione e il suo disegno ci tornerà utile! Scriviamo i numeri sopra le dita! Da 6 a 10 e anche sopra la seconda mano! Dov'è il nostro 7? Eccolo lì! Dov'è l'8? Proprio qui, sull'altra mano! Ora ombreggiamo le dita con numeri più piccoli! Abbiamo 5 dita in totale, quindi scriviamo 5! Ma non basta! E le dita rimanenti? Ne rimangono 3 in una mano e 2 nell'altra! Moltiplichiamo questi due numeri e otteniamo 6! Questa è la soluzione! Oh, Chris! Sembra che Chris abbia davvero bisogno d'aiuto! Siediti, Chris! Chris, tutte queste regole devono essere imparate! Ma che servono? Servono a te! Jessica, che stai facendo? Niente! Basta! Se è così, ho l'attività perfetta per te! Ora risolvi questa equazione! 4 quinti meno un sesto! Qualcuno mi aiuti? Bene, questa equazione è molto più complicata delle solite, anche se sembra che questo fatto non disturbi affatto, Chris! La tua farfalla ci aiuterà! Seguimi avanti! Copiamo le frazioni nelle ali della farfalla! Ora dovresti moltiplicare i numeri negli angoli! 4 volte 6 è uguale a 24 e 5 volte 1 è 5! Ora scriviamo la risposta su entrambi i lati delle antenne e sottraiamo 5 da 24! Fa 19! E questo è il numero superiore! Ora moltiplichiamo 5 per 6 per trovare il numero inferiore! E questa è la nostra risposta! È stato fantastico, ragazzi! Avete visto? Oh, così facile! Ora capisco tutto! Cosa? Questo è molto più divertente! I test sono sempre stressanti per gli studenti, ma come potete vedere, Chris non ha paura dello stress! Chris, lascia giocare anche me! Tieni! Preso! Vergognati, niente papiti in classe! È tutta colpa tua! Perché l'hai lanciato? Non importa, lo prenderemo dalla cassaforte dopo le lezioni! Oh, questi studenti! Dovete studiare al college, non giocare con i giocattoli! E ricordate, vi tengo sott'occhio e ora fate il test! La missione per salvare i Poppit dalla cella è iniziata! Mi hai spaventato! Anche tu! Ok, fai silenzio! Iniziamo! Stanno chiamando aiuto! No! Questo metodo non funziona! Mettiamolo sul tavolo, sarà più semplice! Oh! Ecco la parola d'ordine! 97 moltiplicato per 96! Il mio telefono è morto! Chi poteva dubitarne? Lo farò io! Cosa? Ma dai! Dovremmo risolverlo da soli! Chi c'è qui? Siamo spacciati! Mi ribellerò! Noi non c'entriamo niente! Oh, calmatevi! Sono io! Mi sono addormentata in biblioteca! Abby, sei intelligente, vero? Risolvi questa equazione! Aiutaci! No! Per favore, per favore, per favore! Ok! Amo troppo la matematica per rifiutare! Vi insegnerò qualcosa! Guardate! Per moltiplicare 97 per 96 dobbiamo sottrarre ciascuno dei numeri da 100! 100 meno 97 fa 3! E 100 meno 96 fa 4! Ora aggiungiamo 3 a 4! E a questo punto... otteniamo 7! Anche il 7 deve essere sottratto da 100! E fa 93! E ora scriviamo qui la risposta! Ora non resta che moltiplicare 3 per 4 e questo fa 12! È questa la password? Sì! Evviva! Grazie, Abby! Presto, apri la cassaforte!
Ha funzionato! La password è corretta! Facciamoli uscire, oh mio Dio! Aiuto! Ragazzi, che state facendo? Avete rotto la mia cassaforte? Aspettate, avete risolto l'equazione? Chi è stato? Chi è B? Ben fatto! Hai preso una A! E tu hai aiutato? Allora tutti avranno questi premi incentivanti! Non capisco! Questi numeri diventeranno presto i miei incubi! Mi serve una calcolatrice! Dov'è il mio smartphone? Andiamo, non posso perdere! Avanti! Mamma, ho bisogno del mio smartphone! O forse può aiutarmi a risolvere un'equazione? No, assolutamente no! Sta combattendo una battaglia! Ma mamma, questo è un test importante! Cosa posso fare adesso? Non voglio prendere ancora una F! Che succede, nipote? Non so come risolvere questo! Oh, non preoccuparti! Ho un modo molto semplice per moltiplicare! Il numero 21 significa che abbiamo bisogno di due ferri da maglia qui e uno qui! 32 significa tre ferri lì e due qui! Ora contiamo tutti i punti di intersezione in sequenza e otterremo la risposta esatta! Wow! Ora ho capito tutto! Risolverò il secondo da solo! Questo è 3! E questo è 10 ed è uguale a 403. Nonna, guarda! Nonna? Sta dormendo. Ce l'ho fatta. Chris, sono molto sorpreso. Sì, grazie, signor Walker. Anch'io mangerei qualcosa. Oh, è il momento della mia pausa pranzo. Yahoo! Ehi, e gli studenti affamati? Il cuoco se n'è andato. Eccellente, questo è quello che aspettavo. Sembra che il professor Walker abbia in mente qualcosa. Wow! Quanto costa questo delizioso hamburger? Oh, è semplice! Allora, risolvi questo esempio per ottenere il prezzo esatto. Per avere un hamburger sono pronto a farlo 2000% più... Oh, accidenti, non sono capace! Dammi il porridge! Un piatto di porridge costa 5 dollari. Quanto? Per il porridge? Ok, non ho scelta, allora prenderò il porridge. Ottima scelta, fa molto bene alla salute. Buon appetito? Sì, grazie. Salve, signor Walker. Buon pomeriggio, Abby. Il porridge costa 5 dollari e il prezzo di un hamburger a risolvere questa equazione. Per questo dobbiamo usare le parentesi. Allora, 100 più 100 è uguale a 200, bisogna togliere gli 0, ora dividiamo 20 per 2 che fa 10, ora moltiplichiamo 10 per un decimo e abbiamo la risposta. Un dollaro! Prendo l'hamburger, signor Walker! Ben fatto, Abby! Ecco quanto è utile imparare la matematica! Fa schifo! Ehi, ho dato tutti i miei soldi per questo schifo! Tutti si preparano il più accuratamente possibile per dare l'esame finale di matematica e Jessica ha con sé una discreta scorta di foglietti. Sì, sono pronta. Vorrei solo non essere così preoccupata. Salve, signor Walker! Buongiorno, studenti! Spero che siate tutti ben preparati. Cominciamo il nostro esame. Questi sono i fogli. Chris, Abby, potete iniziare, avete esattamente 45 minuti. Certo, mi ricordo. Chris mi ha raccontato del trucchetto di sua nonna con i ferri da maglia. Questo è uguale a 352. Per le frazioni userò il metodo della farfalla. Siamo nel 19° anno. Anche qui è tutto facile. Ho fatto! Con questi trucchetti nessuno ha bisogno di foglietti. Resta solo da scoprire se i risultati sono giusti. Ecco qua. Grazie, Jessica. Ok, vediamo. Eccellente, è tutto corretto! Davvero? Urrà! Jessica, e quei foglietti fai sul serio? Ok, Abby, è tutto corretto. Grazie, sapevo che sarebbe stato facile. Chris, mi hai rallegrato la giornata, non è affatto male. Una B con un meno, questa è una vittoria! Finalmente non ho preso una F! Sì, di cos'altro ha bisogno uno studente per essere felice? Sì, urrà, urrà! Grazie, signor Walker! Ce l'ho fatta! Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo superato l'esame! Imparare la matematica è importante e necessario! Ti sei perso qualcosa o non hai capito? Guarda il video un'altra volta! Ti è piaciuto il video? Allora metti mi piace, iscriviti al canale
e poi clicca sulla campanella. A presto!